È stato il Teatro dell'Aquila di Fermo, uno tra i più imponenti dell'Italia centrale, ad ospitare l'evento nato per riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana, allo scopo di rafforzarne la conoscenza e il senso di appartenenza, la Giornata delle Marche. Giunta alla sua 18ª edizione, quella del 2022 ha avuto come tema la sanità, al primo posto tra gli obiettivi della Regione ed uno tra gli argomenti più caldi del panorama nazionale, un problema cronico e di grande attenzione. Sanità che cambia, più vicina ai cittadini e ai territori. Una tra le sfide più importanti dell'amministrazione che guido, ha affermato il presidente Acquaroli, che da poche settimane, dopo quasi 20 anni, ha approvato la riforma degli enti sanitari, cercando di costituire un piano adatto alle esigenze attuali dei cittadini, limitando quanto più possibile eventuali errori. Coinvolto anche il governo centrale, in particolare il ministro alla sanità Orazio Schillaci. Una legge di bilancio fatta in 30 giorni e con un'inversione di tendenza chiara rispetto al periodo pre-Covid, dove il sistema sanitario nazionale da tutti i governi che ci sono stati dal 2010 al 2019 è stato definanziato. Noi abbiamo messo 2 miliardi e 200 milioni in più quest'anno, è chiaro che una fetta consistente andrà per i problemi energetici, ma ovviamente abbiamo tutta l'intenzione di rivalutare la sanità, che il Covid ha dimostrato essere un punto fondamentale per la nostra nazione. È chiaro che la sanità territoriale è fondamentale, la vera sfida non di oggi, quella che porta anche un po' a decongestionare i pronto soccorsi e quindi avere un'integrazione vera tra i pronto soccorsi, i medici di medicina generale, le farmacie e il territorio. Anche qua negli ultimi 10 anni la programmazione forse non è stata delle migliori, soprattutto bisogna far sì che i giovani medici capiscano l'importanza di lavorare per il sistema sanitario nazionale, renderlo più attrattivo e far sì che alcune specializzazioni che oggi non sono scelte ma sono importanti, penso all'emergenza urgenza, all'anestesia, ritrovino vocazioni. Un'occasione per confrontarsi sul percorso intrapreso dalla Regione, raccontare i traguardi raggiunti, inclusi i momenti drammatici vissuti nell'anno, analizzare la situazione partendo dalle carenze attuali del sistema sanitario, specialmente dopo l'emergenza pandemica, a partire dalle risorse, dal precariato, fino ad arrivare agli obiettivi futuri, per dare una risposta alle categorie sociali più deboli e rendere la sanità un diritto di tutti. Noi ci presentiamo in questa giornata per presentare appunto delle richieste, lo ripeto, formulate da tutte le regioni italiane, quindi 20 regioni italiane che hanno lo stesso programma di richieste al governo. Per quanto riguarda le liste d'attesa, ci saranno poi delle novità? Il problema delle liste d'attesa è un problema annoso, come noi sappiamo. Tra le richieste che formulerò al Ministro è quello di spostare le risorse previste anche al 2023, poi c'è il tema della carenza di medici, anche sulla carenza dei medici faremo delle richieste al governo precise per allungare l'età pensionabile, per allungare tutta una serie di principi che oggi vincolano la disponibilità dei sanitari. Nei prossimi giorni concluderemo un accordo con i medici di medicina generale per far partire le Marche 41 case di comunità, quindi anticipiamo il programma PNRR e quindi ci sono delle cose concrete che mettiamo a disposizione e che dobbiamo dare delle risposte al personale della sanità. Li abbiamo chiamati eroi, adesso dobbiamo riconoscere anche dei trattamenti aggiuntivi. Dopo gli interventi e le riflessioni che si sono susseguite nel corso del pomeriggio, l'evento è proseguito con la consegna della massima onorificenza della Regione, il Picchio d'Oro, l'animale simbolo delle Marche, che quest'anno è andato al professore di anatomia umana Saverio Cinti, collegato da New York, impegnato in progetti di ricerca per la lotta ai tumori ed altre gravi patologie. A seguire il premio presidente della Regione Marche consegnato a Stefano Papetti, storico dell'arte e docente di museologia presso l'Università di Camerino. Sono 40 anni che studio l'arte marchigiana, lo devo alle sollecitazioni di Pietro Zampetti e di Federico Zeri, perché molto probabilmente io, se non avessi avuto la possibilità di incontrarli e se non avessi ricevuto da loro lo stimolo ad occuparmi prevalentemente della storia dell'arte marchigiana, sarei probabilmente in Friuli, dove ho iniziato il mio lavoro, a occuparmi di tutt'altro. Quindi sono molto contento appunto che sia stato riconosciuto il fatto che insieme a tante altre persone, mai da solo, siamo riusciti a realizzare in tutte le Marche delle iniziative che hanno contribuito a valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico e che hanno rappresentato anche un importante volano economico. Questo spero che continuerà naturalmente a lungo.